mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Ark Crystallize insieme al nostro Ginetto, che guardate com'è felice perché siamo riusciti finalmente a raccogliere un botto di metallo e ad andare avanti con la costruzione della bellissima casetta. A tal proposito, adesso vi faccio fare un bel giretto. Allora, al momento siamo al secondo piano, dove finalmente la nostra cameretta bellissima è pronta. Guardate, ho messo anche la candelina sopra il comodino, non è bellissimo? Si fa molto antico la candela sopra il comodino, però non importa, è bellissimo, secondo me ci sta. Guardate che bellino il gerbo col cappello, è stupendo, è bellissimo, con quelle orecchie gigantesche sembra un pipistrello adorabile, lo amo tanto tanto. Però per il momento lo lasciamo qui perché poi andremo a recuperare il compagnuccio. Allora, nella parte esterna del secondo piano ci siamo messi, guardate queste cose bellissime, la piantina, vabbè, dove sedersi l'avevamo già visto, ma poi questo fuocherello è stupendo. Qui ci siamo messi un tavolo decorativo con 2-3 sedie e una piantina. Adoro la Osocraft, mi piace veramente tanto, questa casa la sto amando alla follia. Al secondo piano invece abbiamo messo il tavolo sempre con le due candoline, perché mi faceva molto figo, sai, per le cene romantiche col gerboa, mi sembrava carino. Un po' di piantine, finalmente abbiamo messo le mega vetrate perché la vista è decisamente bellissima. Decisamente bellissima. E poi qua fuori abbiamo finito di mettere un pochino di ringhierine. Vabbè, quello è stato abbastanza semplice ed è stato facile per fortuna riuscire ad andare a raccogliere un botto di metallo con la nostra meravigliosa viverna. Ciao amore, ciao. Sì, decisamente la casetta così mi piace veramente veramente tanto. Aspetta che lassù mi sa che c'è un tettuccio messo male. Riesco a vedere chiaramente il tettuccio messo male. Aspetta, sei messo male tu, vero? Sì, guarda come è messo malissimo. Malissimo. Ah, ok, perfetto. Ora è tutto a posto, tutto a posto. Perfetto. Momenti di panico, momenti di panico. L'ho già detto che mi piace tantissimo questa casetta. La sto amando tanto tanto, è veramente molto bella, molto accogliente. E tra l'altro è stato molto utile mettere qua fuori il tavolo da lavoro e la fornace, perché appunto con le bestie ci siamo riusciti a portare tanta 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 roba. Allora, a breve dovrebbe farsi buio, così vi faccio vedere anche la casetta di notte. Non l'ho ancora vista neanche io in realtà, perché ho finito di mettere le lucine poco fa. Quindi ce la godremo insieme in notturna. Nel frattempo il nostro Ginetto è riuscito finalmente a farsi il fucile, finalmente. Abbiamo pochi dardi però, stiamo ancora producendo la polvere da sparo e il metallo è ancora a fondersi per fare altri proiettili, quindi al momento rimaniamo forniti sia di frecce e balestra che, sì, di fucile con questi due dardini che vabbè, non so quanto serviranno, ma non importa. Nel frattempo che attendiamo che calino le tenebre, volevo farvi vedere una cosa che mi avete suggerito voi nei commenti, ovvero che quando questa viverna tocca l'acqua, in alto compare questo simbolino che... Allora, il disegno sinceramente non è molto comprensibile, però in teoria il risultato dovrebbe essere che l'aiuta a recuperare più velocemente la stamina, l'HP, la fa diventare più potente, cioè immagino il getto d'acqua diventa più forte. Allora, in effetti se l'acqua la sfioriamo solamente non ci disarciona, tipo così non ci disarciona, ma se andiamo troppo a toccare troppo l'acqua profonda, allora sì, ci butta effettivamente giù. E non è facile prendere le misure, dico la verità, non è facile, mi disarciona abbastanza facilmente, tipo così. Tocca l'acqua e vai su, ecco, una cosa del genere bisogna fare, proprio toccata e fuga. Ne approfitto anche per ricordarvi che abbiamo aperto finalmente la chat su Telegram. Vi lascio il link ovviamente in descrizione se volete unirvi, mi fa molto molto piacere, perché in questa chat vorrei utilizzarla per chiedervi feedback, suggerimenti, per magari creare dei sondaggi e decidere insieme anche il futuro del nostro Ginetto, delle varie bestie che ci andremo a catturare. Adesso però direi che è il caso di goderci la casetta in notturna con le lucine che scendono lente dal cielo. Guarda che bellina, è tutta illuminata, bellissima. Aspetta, nella cucina sembra che ci sia un incendio. Ok, fa un po' impressione aver messo questi due fuochi qua, però vabbè, forse la lucina qua sopra me la potevo anche risparmiare in effetti. Però guarda che bellina. Scusa, se spengo tutte tipo le luci. Allora, ho spento tutte le luci e direi che per essere solo due candele fanno veramente tanta tanta luce. Non è molto realistico, ma è molto apprezzato decisamente. Oh, anche al piano di sopra direi che l'effetto non è male. Non è per niente male. Guardate che carino col tavolino e il fuocherello qua per scaldarsi nelle serate invernali in cui vogliamo stare però qua fuori con gli amici. Non so quali amici, penso che riempiremo questo terrazzo di gerboa. Ora vado a prenderti il compagno, piccola.
Va bene, allora aspettiamo che si faccia mattina, vediamo se riusciamo a farci ancora qualche dardo narcotizzante, perché l'obiettivo della giornata di oggi o domani, che ore sono? Mezzanotte passata, quindi di oggi. L'obiettivo di oggi è quello di andare un pochino in giro per l'isola, perché con la viverna vorrei farmi un po' di esplorazione, ma soprattutto andare a recuperarci un po' di bestie da raccolta. Volevo prendere tipo un anchilosauro, un 2D Kurus, e vorrei prendere anche qualche creaturina, a parte il gerboa, dalla zona desertica, perché in effetti di creature della zona desertica non ne ho mai catturato no, nessuna, mi sa. Forse solo il gerboa, quindi direi che è il caso di andare poi in quella direzione per recuperare qualche creaturina nuova. Finalmente è l'alba e noi siamo pronti a partire per il lungo viaggio con la viverna. Quanto sono contenta di aver preso questa viverna. Forse non si è notato, ma sono tanto contenta. Chissà che prima o poi non sia il caso di costruirci una piccola casetta, magari una base di appoggio anche nella zona desertica, che comunque, cioè, ok, è desertica, però non è male, è carina, un po' d'acqua c'è, quindi non è proprio così inospitale, ecco. Oh guarda, proprio voi cercavo, proprio voi, voglio i draghetti questi del deserto, mi piacciono tanto, fa vedere. Purtroppo non ci possiamo ancora creare le sfere poké perché, no, livello 16, no? Perché non abbiamo il fabbricatore per farci i polimeri e a breve, appena possibile, ci faremo il fabbricatore. Ci sono anche un po' di tigri e serpenti. Dove sono gli altri? Ne ho visti un botto di draghi. Ah, sono tutti là che stanno litigando con qualcuno. No, aspetta, viverna però. Hai un'apertura all'aria un pochino invadente. Allora, un drago spinoso 45, vediamo se troviamo di meglio. Un 112, vedi? Vedi, un 112 già non mi fa troppo schifo. Anzi. Non so se provare a catturarlo con una trappola o fare un esperimento che volevo in effetti fare con la viverna. Allora, il 112 è questo qua sotto, perfetto. Non metterti a litigare col serpente. Non metterti a litigare col serpente. Ok, perfetto. Ce lo portiamo un pochino lontano dai casini. Facciamo anche qua in cima magari, va. Ok, allora se non sbaglio queste creaturine non sono particolarmente socievoli. Cioè se ci avviciniamo ci inizia a sparare roba. Quindi, no, non ti buttare di sotto, non ti suicidare. No tesoro, tesoro mi servivi qua sopra. Tesoro? No, niente, no, non gli piace stare sulla cima delle rupi, ok. Tentativo numero 2. Facciamo che allora lo portiamo in uno spazio un po' più ampio. Tipo qua sopra. E qua c'è pieno di carno. Ok, non stavo scherzando. Sì, ma c'è una zona un po' tranquilla dove posso domesticarmi la bestiolina con calma, no? Ah, tipo qui. Qui mi sembra. Sembra carino. Vedo Gallilimus. Va bene, perfetto. Ti mollo qua, tesoro. Allora, fammi ricaricare la stamina. Ah, dove è andato? Cioè, l'ho già perso, l'ho appena fatto. Ma l'ho appena. No, c'è uno spino! Sì, ma c'è uno spino, ma non vale! Ma mi sembra un po' tanto una presa in giro questa! E che cacchio! Io ho perso il mio drago spinoso. Dove Cribbio è? Ma se l'hai mangiato lo spino? Cioè, non hai fatto in tempo a lasciarlo andare? L'ho buttato in bocca allo spino e non me ne sono accorta? Cioè, no, scherzi a parte, mi sa che se l'hai mangiato lo spino. No, non è questo. È uno spino di livello 50. Tizio, però, scusa, noi ci abbiamo una viverna. Cioè, voglio dire, con tutto rispetto per lo spino. Non è facilissimo prendere la mira con lo scracchio, con lo sputo d'acqua, però... Dove scappi? No, e non scappare, no. Vabbè, lui fugge, noi intanto ci recuperiamo un po' di stamina. Vedi, questa sarebbe una zona bellina dove farsi una base d'appoggio, senza fare grandi cose. Cioè, giusto tipo un letto per respawnare e due cose per rifucillarci. Dove vai, spino, dove vai? E c'è andato giù. Ma mi sa che il draghetto io l'ho davvero buttato in bocca allo spino, perché non è possibile che si sia dileguato così. Vabbè dai, ma che tristezza, ma uffa, era un bel livello 112, mi piaceva tanto. Sono un po' tanto triste, mi sento anche un po' in colpa sinceramente. Lui se ne stava tranquillo nella sua zona per i cacchi suoi. Vabbè, il paradiso dello scorpione, pieno.
Però vedo che non gliene frega niente che ci siamo noi. Cioè, non ce l'attaccano la viverna. Non fanno i gradassi come al solito, vero? No, guarda, ci ignorano. Salve. È indeciso, non, no, ha cambiato idea, ok? Ci ho pensato un attimo, ma attacco no? Ci attacchi? No. Ma... No, scusate, ma sbaglio? Questo è un devastatore? No, ma sono devastatori! Sono i devastatori di Aberration! Ma cosa ci fate nel deserto? Ma nel deserto li hanno messi? Pensavo li avessero messi in qualche grotta! Cioè, mi sembra un po' fuori habitat. Va bene, mi faccio domande. Ok, abbiamo anche i devastatori qua. Yeah! Però sono di livello basso. Livello 12. Che brutta faccina che c'hai, amore bello. Con chi ce l'hai? Non con noi, spero. Ah, no, ok. È bellissimo, non ci attacca nessuno. Cioè, siamo intoccabili in groppa alla viverna. Sono tutti terrorizzati dalla sola presenza. Vediamo la mantide. Ciao, tu ti arrabbi con noi? No. No, guarda, i cigni fanno finta di niente. Fanno proprio finta di niente. Ti passano a fianco così come per dire, boh, vabbè, ok, ci sei anche tu. Tolleriamo la tua presenza. Ah, non avevo pensato che Ginetto avrebbe avuto tanta sete, in effetti. Allora, aspetta, voglio vedere. Ok. Voi cosa fate se mi vedete? Ve ne frega qualcosa? No. Ci ignorano tutti, guarda! Anche il serpente! È stupenda questa cosa! No, vabbè! Siamo intoccabili sopra la viverna! Ti vediamo i Carno? Dovrebbero esserci Carno e Yutiranno. So, ho visto uno Yutiranno prima. No, solo Carno. Carno, voi? Ah, e anche i Terror? Ciao! No? Ci ignorano, fanno finta di niente, adoro questa cosa, è bellissima. Ok, va bene, Ginetto, aspetta, ora ti faccio vedere. Scusa, stavo ammirando le magie della viverna. È stupendo, non osa attaccarci nessuno. Baryonyx, Sarco, ok, facciamo in fretta, che siamo intoccabili solo sopra la viverna. Guarda cosa abbiamo trovato qua dentro. Cosa sono? Cosa sono? Allora, un artefatto del guardiano. Ok. Spaventa i tuoi nemici con questo aspetto imponente per la lancia o per la picca. Va bene, lo testeremo, lo testeremo. Queste cose me le tengo. Là c'è la zona con gli alberi rossi. Ah. Ok, ok, no, 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 dai, dai, prendiamo questo drago spinoso, ce lo portiamo a casa e poi voglio tornare a vedere la zona con gli alberi rossi, bella, 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 bella. Guarda tapeciaria, guarda aquile, guarda grifone, guarda, c'è un nido? È un nido di grifone quello, non sapevo che i grifoni avessero il nido. Ma davvero? No, scusa. No, ma guarda che cosa carina, si sono fatti tutte le tane, i nidi qua, no, vabbè. E c'è pieno! C'è pieno! Guarda lì. Riesco a inquadrarvi? Ragazzi, dove? Erano lì un secondo fa. Erano lì un secondo fa, li ho visti. Guardali, guardali. Livello 12. Ma perché sono livelli così bassi, sti tizi? Questo non mi fa neanche vedere il livello. Questo è il livello 125. Guarda che bello! E guarda che bello! Però in mezzo agli altri. Non so se si alleano poi, se io ne attacco uno. Vabbè, tanto non è l'obiettivo di oggi. Ma torneremo, ragazzi, torneremo. Ma che bella la zona con tutti i nidi. No, è una cosa carinissima. Adoro quando fanno queste cose. Oh, draghi spinosi, guarda quanti. Guarda quanti, ma sono tantissimi. Ottimo, abbiamo la scelta. Tanto visto che a noi non ci attaccano. 45, ho visto un 79, ho visto un 83, un 71. Chi offre di più, chi offre di più? No, niente, non ce n'è più di livello più alto. Ce n'era uno qua dietro che ho visto un attimino impelagato, aspetta. Ed è qua dietro, era... Ah, eccolo lì, eccolo lì, eccolo lì. Ti prego, dimmi che sei livello alto, ti prego. Livello 12, ti odio.
Ah, ma forse mi dovrei accontentare. Però ho visto il 112 prima. Uffa. Adesso io voglio un livello alto. Cioè lo esigo, lo pretendo. Fa vedere questo. Fa vedere questo. 45, niente. Uffa. Però ho visto anche un anchilo là. Anchilo livello 108. Ok. Allora, mi sa che facciamo un compromesso. Mi prendo l'anchilo 108 più un drago spinoso livello quello che è. Quello di livello più alto nel gruppetto. Ok. Riesco a prenderlo? Riesco a prenderlo? No. Mancato tantissimissimo perché l'angolo di virata... Ok. È un po' uno schifo. Allora. Qui tutto tranquillo? Sì, perfetto. Ti addomestichiamo qui. Vieni piccolo anchilo, vieni. Mi sembra un buon compromesso. Se mi prendo un anchilo di questo livello. Poi il drago spinoso ce ne prenderemo tanto. Voglio farmi la coppia, ce ne prenderemo un altro di livello più alto. Tizio, non mi attaccare che poi la viverna ti disintegra. Fai da bravo. Fai da bravo che la viverna poi ti fa male. Dov'è? Ah, lo sento camminare ma non lo vedo, aspetta. C'è l'erba alta. Dov'è? Ah, è laggiù, è laggiù, è laggiù. Là dietro, là dietro, ok. Meno male che è super super lentissimo. Qua non ci arriva. Ah, neanche io però ci passo. Aspetta, è un problema. Ok, no, no, non riesco più a uscire. Mi sono intrappolata da sola. Ok, 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 di qua si esce, di qua si esce. Dove sei? Anchilo? Anchilo, dove vai? No, 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 no. Non mi fuggi, non mi fuggi. Non mi fuggi. Dai tizio, puoi andarci. No, 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 non andare verso tipo i dirupi, ti prego. Fai da bravo. Svienici. E c'è andato, perfetto. Me le fai recuperare due freccette, grazie, grazie, grazie. Ok, perfetto. Vediamo di raccogliergli un po' di pappina. Queste mi danno bacche, sì, perfetto. Abbiamo anche il seme di pianta Y. Così ci possiamo prendere l'altro gerbò. Ottimo, ottimo, ottimo. Ok, allora, mentre l'amicone anchilo qua si addomestica, vorrei andarmi a prendere anche l'altro e poi ci facciamo un giretto nella zona. Nella zona con gli alberi rossi, che mi sembra sempre molto molto bellissima, che mi voglio esplorare. Allora, qui c'è anche un terror bird. Vediamo, ragazzi, c'era un 71 tra voi prima, l'ho visto e lo voglio. 83! 83, preferisco l'83, ti dirò, ti dirò. Consideriamo sempre l'angolo di virata schifo. E ce la facciamo, perfetto. Ah, ce lo portiamo sempre in questa zona qua dietro dove c'è anche l'anchilo. Così, fatto fatto, ce l'abbiamo tutti qua, siamo tutti felici e contenti. Ebbene sì, ragazzuoli, a sto giro ho diviso l'episodio in due perché va bene che mi avete detto che 30 minuti di episodio vanno bene, ma io ne avevo registrato circa 40 e quindi mi sembrava un po' esagerato, quindi ho deciso di dividere l'episodio in due, ma non vi preoccupate perché non vi faccio la carognata di pubblicarlo giovedì, la seconda parte di questo episodio è già online, quindi potete correre a vederlo e poi giovedì ci sarà un nuovo episodio. Attendo con ansia i vostri commenti, baci, ciao!